Questo è un flacone da 80 ml di un noto marchio di disinfettanti per le mani. Sul mercato si trova intorno ai 3 euro, 3,50 euro. Ma sempre sul mercato si trovano anche prodotti sottomarche simili che stanno come prezzi intorno ai 2 euro circa. Ma adesso, essendo un prodotto molto richiesto, è difficile trovarlo sia nei supermercati che nelle farmacie. E quindi alcune farmacie attrezzate di laboratorio hanno deciso di produrlo in modo autonomo, utilizzando le stesse materie prime, che in buona sostanza sono l'etanolo, il glicerolo e l'acqua depurata. Ma a che prezzi? Quanto viene? Quanto lo vendete? Ce l'ho un da 100 a 150, lo prepariamo in flaconi da 100 ml che costa 6,50 euro, sì. In flaconi da 500 ml che costa 25 euro. Ma come mai così tanto costano questi flaconi? Perché queste sono delle formule, tutto qui, non è acqua e alcol, comunque direi dai 2,50 ai 3,90 al massimo. Riepilogando, si va dai 2,50 euro per flaconi da 15 ml ai 6,50 euro per flaconi da 100 ml. Quindi il prezzo per litro di questo tipo di prodotto disinfettante per le mani si aggira intorno ai 50 euro litro. Io uno di questi flaconi l'ho trovato e questo costa 5 euro, sono 100 ml, l'ho comprato a Modena e si utilizza, è proprio il caso di dirlo, con il contagocce considerato il prezzo. Prezzi che forse si dovrebbero poter calmierare per evitare, non dico speculazioni, ma rincari non giustificabili, considerati i prezzi relativamente bassi delle materie prime, come mi hanno confermato alcune aziende del settore sui prezzi dell'etanolo, glicerolo, acqua ossigenata e acqua depurata utilizzati per questi prodotti. Nello specifico i prezzi indicativi sono per l'etanolo 16 euro il litro, per l'acqua ossigenata 2 euro il litro, l'acqua depurata 5 euro il litro, per il glicerolo 3-4 euro per 25 litri. Le istituzioni come il Ministero della Salute consigliano anche il lavaggio con acqua e sapone, che se ben effettuato garantisce una perfetta igiene delle mani. Non è necessario, scrive il Ministero della Salute, andare a caccia di gel o soluzioni disinfettanti quando le farmacie e altri punti vendita rimangono sprovvisti di questi prodotti.